Ogni volta che lasciamo libera di agire una strega, il maligno accresce il suo potere. Resta al riparo, bambina mia. Morta la strega! Le streghe smetteranno di esistere quando voi smetterete di bruciarle. Non ti ho fatto studiare per rivoltarti contro tuo padre. E lei è la nipote della strega! Strega! Non avere paura. Ti aspettavamo. Vi starete chiedendo chi siamo. Noi siamo la vostra famiglia. Perché noi siamo il più grande pericolo per loro. Abbiamo tutte una forza. Dobbiamo solo scoprirla. E non averne paura. Ci trovano qui per noi alla fine. Il primo e il più grande dei poteri è la conoscenza di sé. Silenzio, grazie. Azione. Era una storia universale perché racconta qualcosa che è durato 5 secoli nella storia europea, cioè la caccia alle streghe. Qualcosa di tremendo sta per accadere. Di cui i libri di storia non parlano, è un massacro di cui non si conosce neanche il numero ufficiale di vittime. Quando noi diciamo oggi è cominciata la caccia alle streghe, tutti in tutto il mondo sanno cosa significa. No! No! Sono gli anni delle grandi persecuzioni delle streghe, quindi diciamo se vuoi impattare la storia delle streghe non si può prescindere dalla prima metà del 600. Noi andiamo a prendere quel momento storico perché funziona da metafora perfetta per l'attualità. Una nera è una storia di donne. Donne ai margini, di donne disprezzate, escluse. Mandatela via! Strega! Che proprio in questa loro esclusione, proprio nella loro differenza, imparano a cogliere le ragioni di una forza. Abbiamo tutte una forza. Dobbiamo solo scoprirla e non averne paura. Sicuramente una delle cose che fa paura è il potere delle donne. Queste donne che noi raccontiamo erano responsabili di ogni evento e catastrofe accaduta in quella società in quel momento. Donne forti, donne combattive, combattenti, donne anche perseguitate. Uno, due, tre. Devono capire come sopravvivere a una società che non solo le relega ai margini, ma mira ad annientarle. Ogni volta che lasciamo libera di agire una strega, il maligno accresce il suo potere. La serie si apre con il tentativo di trovare una colpevole di un evento molto doloroso. Morta la strega! Ade è una ragazza di 16 anni che scopre all'inizio della serie di avere i poteri. Lei non aveva idea di avere i poteri, ovviamente. Nel momento in cui lo scopre, è anche costretta a scappare e a rifugiarsi in questa comunità di donne. Non ho questo dono né questa forza io. Non sono quello che credi. Abbiamo tutti una forza. Tebe raggruppa attorno a sé tutto un gruppo di streghe. E chi sono queste streghe? Sono delle donne perseguitate. Quello che spaventa di più di loro e quello che spaventa forse anche loro stesse è in realtà la loro forza. E queste donne imparano insieme a trovare una voce comune. Noi siamo la vostra famiglia. La cosa veramente straordinaria di questa serie è che tu vedi che dall'unione di un gruppo di donne esce fuori una potenza, una vibrazione, qualcosa di unico e speciale. Questa storia così fantastica è come se desse una possibilità di riscatto nuova a tutta quella vicenda della persecuzione delle streghe. Tutte abbiamo una forza, dobbiamo solo scoprirla e non averne paura. Questo è quello che vorremmo raccontare a tutte le ragazze che vedono questa serie. Abbiamo tutte una forza.